Io dovevo fare la regia delle nozze di Figaro a Detroit e ho detto a Yuri: senti, prima di fare le nozze di Figaro, perché non facciamo le nostre? A questo punto decidiamo di fare le unioni civili in Italia. Chi ha contratto matrimonio all'estero deve semplicemente registrare il matrimonio come unione civile in Italia, non c'è bisogno di rifare la cerimonia. Abbiamo preso un appuntamento, ci siamo presentati nell'ufficio di stato civile delle unioni civili del comune di Milano, dove abbiamo firmato. È stata una cerimonia molto semplice e lì a quel punto, con grande gioia, ho annunciato che non eravamo più estranei in Italia. Questo era l'11 di agosto, dopodiché siamo andati in vacanza, siamo tornati, sono andato in comune per sapere a che punto era la trascrizione e lì sono cominciati i problemi. Non sanno quando saranno trascritti nel registro delle unioni civili, ma soprattutto non sanno come. Perché quello che mi è stato spiegato, siccome un matrimonio non può essere trascritto nel registro delle unioni civili e non può essere trascritto in quello delle unioni civili perché è un matrimonio. Quindi siamo passati dal matrimonio al limbo. La spiegazione è stata semplicemente non sanno come registrarlo. Il mio compagno l'anno scorso ha avuto un serio problema di salute. È stato curato in strutture dove avevo medici amici, per cui mi sono occupato di lui senza nessun problema. Ma se dovessimo capitare in strutture dove non conosco nessuno e mi chiedono lei chi è, io sono un estraneo, perché non ho nemmeno la ricevuta da parte dell'ufficio di Stato Civile di aver presentato la domanda. Nemmeno quella mi è stata data.